Ciao a tutti, seconda parte del video Fuck Me Risposte. In realtà io sto continuando a riprendere, no? Quindi è il proprio il, non ho interrotto il continuo dell'altro video, ma vabbè, insomma, dovevo fare più video, l'ho detto, sennò durava una vita perché mi sono arrivate moltissime domande, grazie. E quindi direi di andare avanti con Eriliusi00, ciao, che mi chiede: meraviglia, mi saluti, ciao, l'ho appena fatto. Di dove sei? Di Genova. Da quanto vi conoscete? Tu e la Steffi, da 14 anni andavamo alle superiori insieme. Tu e la Steffi, fate la Cotton Ball Challenge. L'abbiamo già fatta, ai. Alcuni di voi non hanno mai visto i video vecchi. Andate a vedere i primi video che abbiamo fatto io e la Stefani, perché abbiamo fatto anche lì molte challenge e sono passato poi inosservate, tra cui la Cotton Ball Challenge. Quindi andatela a vedere, vi invito a vederla. Poi Mickey10, ciao, mi chiede: chi è la tua migliore amica? Ripeto, non ho migliori amici, ho un po' di amici, ma non riesco a stabilire chi è la migliore, chi è peggio no, però non so dire, sì, quella mi piace più dell'altro, quella mi piace più dell'altra, diciamo. Sai cucinare? Sì. Mi saluti? No. Ciao, ciao Miki. Poi Francesca Sibylvain mi chiede, ciao Fra, mi chiede: a quale personaggio Disney ti senti di assomigliare caratterialmente? Cazzo, queste domande me le devo leggere prima e prepararmi, perché ci devo pensare. Bah, a me piace Aladdin, sinceramente, mi piace Aladdin, perché è un po' stronzetto, ma fondamentalmente ha il cuore d'oro, quindi sì, lui, Aladdin. Quale sport segui? Nessuno. I tuoi biscotti e le tue merendine preferite? Gli abbracci, assolutamente, mi piacciono da morire gli abbracci. Ma merendina, in casa mia non sono mai girate molto delle gran merendine, quindi non saprei dire. Mi piace Bondi, quello al cioccolato, tutto appunto lo zucchero sopra, quelle sì. No, una volta facevano delle caramelle che erano del mulino, sì, delle caramelle, delle brioche che erano del mulino bianco, tutte di cioccolato, con un pezzo di cioccolato a forma di soldino proprio messo sopra. Erano squisite, non le ho mai più ritrovate. Porca miseria. Suoni qualche strumento? No, alle medie studiavamo il flauto, odiavo. E poi mi avevano regalato poi una pianola e da autodidatta mi mettevo lì a suonare e avevo imparato. Scusate, ecco, chi va con lo zoppo, no? E da lì avevo un po' imparato qualche canzoncella, però così, autonomamente, e un po' di chitarra, ma anche lì autonomamente. Cosa vorresti dire ai tuoi iscritti che ti seguono? Ma io fondamentalmente li ringrazio, perché se sono ancora qui fondamentalmente è grazie a voi, nel senso che non... cioè, magari non mi seguisse nessuno, probabilmente continuerei a fare video su YouTube, perché comunque mi divertirei comunque, ma non avrei questo slancio così, no? Quindi comunque grazie, semplicemente questo. Cosa ti offende e cosa ti lusinga? Cosa mi offende? Mi offende profondamente non essere preso sul serio. Io, allora, avendo lavorato in un negozio per 7 anni, 8 anni, ho cominciato a lavorare quando ero proprio ragazzino. E mi sono reso conto che le persone davano più retta a ciò che dicevano i miei colleghi più grandi. Cioè, se io gli dicevo una cosa, mi guardavano e probabilmente avevano da ridire. Se gliela dicevo un altro, se ne stavano e ci credevano alla prima. È una cosa che mi ha sempre fatto estremamente incazzare, perché se io ti dico una cosa, è quella. Cioè, non vedo per quale motivo tu non mi debba prendere sul serio. Perché non lo so, non capisco. Probabilmente se sei ragazzino non ti prendono sul serio, ti guardano un po' così superficialmente. Non lo so, ho la faccia di uno che non è da prendere sul serio. Non lo so. E questo mi faceva un po' incazzare, perché comunque ti svelisce. Ti chiedi: ma scusa, ma io sono qui a far cosa? Cioè, sto lavorando e pure tu non mi pigli sul serio. Ma e in generale questo mi fa un po' incazzare. Mi lusinga invece sinceramente essere apprezzato semplicemente per quello che sono. Penso che questo lusingherebbe chiunque. Che tipo di attività imprenditoriale avvieresti avendo i soldi? Allora, io se avessi dei gran soldi sinceramente non avvierei alcuna attività, ma li investirei in immobili a destra e a manca, che poi rivenderei, rifitterei, ristrutturerei per poi rivenderli, insomma,
farei questo in realtà, perché secondo me adesso conviene. Poi Irene Lama, ciao, mi chiede: qual è stata la tua esperienza più brutta nell'adolescenza? Ma la scuola. La scuola, perché comunque, cioè, la scuola ricopre una enorme fetta della tua vita, no? Perché tra asilo, elementari, medie, superiori, cioè è un'infinità di tempo e si hanno dei momenti, no, lo si sa, la scuola poi può essere molto crudele e quindi sì, ci sono stati alcuni momenti, scolasticamente parlando, che palle, non rivivrei manco pagato. E basta, lei mi ha fatto solo una domanda. Poi Benedetta Bieber, ciao, mi chiede: cosa ne pensi del mio canale? E qui ti stai facendo pubblicità al tuo canale, ma fai bene. Ma io te l'ho già detto con la Stefani, ho sputato, non so se sei visto. Sei una molto, molto simpatica, nel senso che quello che ti viene da dire lo dici senza troppi filtri, senza troppi freni, e questo è assolutamente apprezzabile, quindi sì, questo mi piace molto. Poi Matteo Grieco, ciao Matteo, che è stato il primo a fare la cover della Cosa Song, grande Matteo, che nessun altro di voi, quasi nessun altro di voi ha fatto, ve possi, no? Mi chiede: il dentifricio Blanks sbianca davvero i denti? Ma io trovo di sì. Cioè, c'è gente che dice il contrario, c'è gente che dice che è solo un effetto ottico, altri che dicono a me non ha fatto un cazzo, non lo so. Come funziona? Cioè, i miei denti, io ogni volta che lo uso, cioè, io trovo che mi si sbianchino i denti, sinceramente, quindi lo consiglio comunque. Poi Luke Triton, ciao, mi chiede: ma come sei entrato su YouTube? L'ho già detto, per noia fondamentalmente. Cioè, avevo voglia, mi annoiavo e avevo voglia di sfogare un minimo la mia, cioè non creatività, perché mi sembra che faccia chissà che cosa, però avevo delle idee in testa. Cioè, io ho aperto il canale mettendo due cover, quindi in realtà volevo crearmi il canale solo per cover, poi ha preso totalmente un'altra piega e quindi così volevo un po' così, avevo voglia di cantare e avevo voglia che la gente mi giudicasse un po' su quello. Poi piano piano mi sono anche un po' più aperto proprio caratterialmente e mi sono fatto giudicare anche per la persona che sono in realtà. E quindi devo dire che YouTube mi ha assolutamente fatto benissimo, lo consiglierei a chiunque. Poi Consuelo Emanuele, ciao Consuelo, mi chiede: ciao, allora, se avessi la possibilità di fare un duetto, chi sceglieresti a parte Celine Dion? Cazzarola, chi sceglierei? Ma forse ancora in vita io avrei senz'altro scelto Michael Jackson, purtroppo non è più fra noi, quindi non lo so, ma probabilmente i grandi, cioè quelli considerati grandi della musica, per togliermi un po' di soddisfazione, no? tipo Madonna, tipo Justin Timberlake, tipo Britney Spears, tipo, non lo so. All'epoca mi sarebbe tantissimo è piaciuto fare un duetto con le Spice Girls, mi piacevano tantissimo. Ah, con loro, guarda, sì, fare un duetto con loro, sì. Poi Angelo Maura, ciao Angelo, mi chiede: a che età hai detto la prima parola e se ti ricordi quale hai detto? Come faccio a ricordarmi, Angelo? No, non me lo ricordo assolutamente, non ne ho neanche mai parlato ai miei, quindi non saprei assolutamente dirti. Cosa ne pensi dell'abbandono degli animali? Questo è un tema un po' delicato, sinceramente, nel quale credo molto. Ma non vorrei sembrare troppo duro, però obiettivamente, cioè secondo me, se fai del male a un animale, riesci a fare del male anche a un essere umano, perché ti c'è affezioni in ugual modo. Quindi, a mio parere, se fai del male a un animale, l'unica soluzione possibile e immaginabile per liberarsi proprio definitivamente di te, ma anche in malo modo, perché io poi divento molto crudele su queste cose, io sinceramente prenderei quella persona, lo chiuderei in una stanza a chiave, butterei la chiave, la stanza deve essere totalmente al buio, senza un minimo di spiffero, senza una finestra, lo lascerei morire di fame, di sete, soffrendo, metterei, che cazzo so, dei vetri taglienti per terra in modo che lui non possa manco camminare, neanche sdraiarsi, cioè deve proprio ripensare a quello che ha fatto e crepare soffrendo. Questo è quello che penso realmente.
Ti è mai capitato di ubriacarti e rientrare a casa sbronzo? No, sono astemio. Gizi Odribo, ciao Gizi, mi chiede: hai mai fatto un disastro mentre cucinavi? No, sinceramente no. Cosa non sai cucinare? Il pesce? Perché non mi piace, quindi non lo so cucinare. Perché non fate altri video di ricette con la Loffina? Sì, li faremo, è questione di organizzazione, nel senso che lei deve venire qui o comunque io devo andare là. Cioè, dobbiamo organizzare tutto, dobbiamo organizzarci noi, prendere, comprare, insomma, così. Perché molti di voi sono convinti, cioè molti di voi chiedono a me: ah, la Stefani che sta facendo? O chiedete a lei: Daniele, che sta facendo? Cioè, noi non stiamo insieme 24 ore su 24. Non viviamo insieme, quindi non è che siamo vincolati l'uno all'altro, perciò, cioè, lei ha i cazzi suoi, io ho i cazzi miei, io non so quali siano totalmente i cazzi suoi e lei è altrettanto di me, quindi non è... dobbiamo un attimo organizzarci in questo senso, perché tutti e due abbiamo due vite ben distinte, tutto qui. Allora, Cool 23 alla pazza, ciao, mi ha fatto un'infinità di domande, quindi poi qui chiuderei questo secondo video e poi andrò avanti con gli altri, e mi chiede: quando ti sei pisciato addosso l'ultima volta? L'ho già detto, non mi sono mai pisciato addosso, non mi è mai capitato. Hai mai commesso reati? No. Hai mai mangiato una caccola? Che schifo. No. Fai miau? Miau. Hai un secondo nome? Sì. Fai qualche collezione? Sì, sì, di cosa? Ma non è una vera e propria collezione. E non so per quale motivo io li stia tenendo tutti. Davvero non lo so, non me lo spiego. Io ho molto spesso l'arsura alle labbra, quindi faccio molto uso del burro di cacao, labello, quello blu classico. Quando lo finisco non lo butto, li sto tenendo tutti. Non so davvero perché, ma ne avrò una cinquantina. Non so per quale motivo, ma quelli li tengo. Poi, ti piace il formaggio? Sì. Qual è il cibo che non mangeresti mai? Schifezzuole, le cose troppo schifezzose, troppo strane, di paesi strani, tipo cavalletti, tipo il cervella, cose così. L'altra volta Pekin Express, ho visto che hanno mangiato cavalletti e cervello, che schifo, io piuttosto muoio, no, non ce la farei mai. Ti sei mai ubriacato? Lo ripeto, no, sono astemio. Sto facendo troppe domande? Sì, ma anche l'altra volta me l'hai chiesto e ti ho risposto di sì, ne hai comunque fatte tante, quindi non importa. Hai la figa nel culo? Sì, sì, ti vuole dentro, ovviamente. Che lingua sai oltre l'italiano? No, nessuna. So l'inglese poco più del livello scolastico, ma non si può certo dire che io lo sappia. Causa? Baceresti in bocca la Stevie per 100 euro? No, per 100 euro no, mi fa troppo schifo. Ti piace il cibo piccante? No, lo odio, non ce la faccio. Le guardi le creepypasta su YouTube? Sì, sì, quale ti ha spaventato di più? Non ho idea di cosa siano, mi informerò. Scemo chi legge? Sì, effettivamente sì. Leggiamo ancora questa, va? Fede004, ciao Fede. Mi chiede: faresti sesso con la Stefani per 100 euro? No, non la bacerei per 100 euro, figurati se ci faccio sesso, no. No, per 100 euro no, per 1000 ci penserei, sì. Va bene, terza parte finita. Come vedete siete tantissimi, ne ho ancora un casino da rispondere, però i video li faccio corti, sennò poi uno next sta lì a vederseli tutti, si rompe un po' le palle. Quindi vi saluto e ci vediamo al prossimo Fatmi Risposte. Ciao!